Viva Sulmona! Hanno festeggiato con un mega raduno in piazza 20 settembre, che per un pomeriggio è tornata come un tempo, e poi tutti al ristorante, dove è scoppiata la festa fra buon cibo, musica con l'animazione di Radio Zico e la voce di Claudio Natale, e tanta allegria. Compleanno speciale per i 50 anni di Sulmona, che si sono dati appuntamento ieri per brindare tutti insieme al mezzo secolo di vita, primo ragguardevole traguardo. Con loro anche l'attore e comico sulmonese Gabriele Cirilli, che ha dato un tocco di vivacità alla grande festa, ma Cirilli non è stato l'unico volto noto. Nella grande tavolata allestita alla Valle dei Re, anche il presidente della DMC Terre d'Amore, Fabio Spinosa Pingue, l'ex assessore comunale Stefano Goti, l'imprenditore Pasquale Di Toro, finito recentemente alla ribalta della cronaca. La parola d'ordine del pomeriggio sera è stata allegria, un calcio per un attimo ai problemi della vita, spazio ai ricordi della gioventù, un pensiero non è mancato per chi è andato via troppo presto. La metafora è quella di una partita di calcio, hanno spiegato i cinquantenni. Noi siamo arrivati a primo tempo ed ora sogniamo il secondo. Faccio 50 anni, ma lo faccio con delle persone bellissime. Abbiamo organizzato questa cosa perché siamo tutti ragazzi dentro. Sono uno dei pochi con i capelli, quindi per questo, insomma, per gli altri mi dispiace, però comunque, vabbè, sono giovani ancora anche loro. Io non dico nulla, ringrazio tutti gli amici. Non c'è nulla da esprimere, ci divertiamo. Insieme a degli amici fantastici, grazie. Secondo tempo della nostra vita, ma sperando che nessuno ci faccia un fallo da dietro, andiamo sempre dritti. Il nemico ce l'hai alle spalle. E infatti io ce l'ho alle spalle io. Ma non ti devi muovere, sennò fai il gioco del nemico. Infatti è un bellissimo giorno perché siamo tutti i VIP del 67, mi levo sempre qualche anno io. Auguri ai ragazzi del 1967 e buona partita a tutti. Viva Sulmona! E viva classe 67! 67!